L'unica cosa che voglio dirvi è nel momento in cui noi leggiamo nei libri di storia che ci sono stati milioni di persone che hanno subito questo tipo di trattamento, quando parliamo dei milioni noi non ci rendiamo conto, ma quando conosciamo una di queste persone che ha subito questo trattamento e tocchiamo con mano, ascoltando la sua testimonianza, quello che è successo veramente, allora forse la storia non diventa più una cosa scritta sui libri, ma una cosa che ci colpisce e ci ferisce. Allora lascio la parola a Piero. Buongiorno ragazzi. L'incontro di oggi certamente non sarà facile. Non sarà facile perché io devo parlarvi l'argomento per cui sono qui a parlarvi, terribile. Io devo parlarvi di violenza, devo parlarvi di morte, devo parlarvi dell'inferno. È così, la parola giusta è inferno. Attenzione, non è quell'inferno di cui avete sentito parlare. Sappiate che io sto facendo, cioè inizio adesso, ma farò una fatica terribile. Per me è una fatica tremenda raccontare le mie vicende. Le vicende non solo mie, le vicende che riguardano un po' tutti, riguarda non soltanto noi ebrei, ma riguardano l'umanità. Ecco, io faccio un grande sforzo a parlare. Io devo rievocare delle cose terribili che io ho vissuto, va bene, e mi viene da piangere. Non vi meravigliate se mi vedete le lacrime agli occhi, ma io quelle cose che ho vissuto allora, io oggi qui le rivivo. È come che ritornassi lì materialmente, che mi ritrovassi lì a 67 anni fa, a 68 anni fa. Uguale, non cambia niente. Quindi, detto questo, credo che forse potrete capire qual è il... che ci parlano di un inferno dove mai nessuno è tornato per raccontare. Io invece all'inferno ci sono stato. Sono riuscito a risalire dall'inferno e oggi sono qui per raccontarvelo quell'inferno. Allora dovete sapere, tanto per possiate rendervi conto di qual è la mia storia, di qual è la storia di chi è stato deportato, la gran parte di quelli che sono stati deportati. Io facevo parte di una famiglia numerosa. Era una famiglia di 8 persone, i nonni, i genitori e 4 figli, di cui io ero il più piccolo, e vivevo felice. Quando tutto è finito e io sono ritornato a quella che era la mia casa, esattamente nel dicembre del 1945, dopo quasi un anno della liberazione da parte delle truppe sovietiche, che mi liberarono ad Auschwitz il 27 gennaio del 45, quando io sono tornato mi sono ritrovato solo e disperato. Sono stato deportato quando avevo 15 anni, sono tornato che ne avevo 17, l'età vostra. Ecco, potete rendervi conto che cosa significa di una famiglia felice, dove io ero il più protetto della famiglia, perché ero il più piccolo, ritrovarsi all'improvviso solo, senza più il supporto della famiglia, senza l'affetto della famiglia, senza il sorriso e la carezza di mamma. Ecco, credo, pensateci un momento, che cosa può significare iniziare una vita completamente solo. Sì, certo, non ce l'avrei fatta. Non ce l'avrei fatta se non avessi trovato qualcuno che mi ha aiutato. E chi sono stati, chi è stato che mi ha aiutato? Quando io sono tornato, quelli che erano i miei amici mi hanno accolto e mi hanno protetto. Vi racconterò quello che è successo. Ora, da queste prime parole vi potete rendervi conto
soltanto parzialmente di qual è stata la tragedia. Pensate che nella sterminata rete di campi di sterminio, attenzione, non campi di concentramento, campi di sterminio, dove si andava soltanto per morire. Erano state costruite, erano state allestite delle attrezzature grandiose con meticolosità da grande industria, soltanto per uccidere e ridurre in fumo e cenere migliaia, dico migliaia, di esseri umani ogni giorno. Tutti i bambini che arrivavano lì, tutti, venivano mandati a morire ridotti in fumo e cenere nei forni crematori. I vecchi, sulla soglia, per ragioni anagrafiche, sulla soglia della morte, venivano avviati a morire. Dico, migliaia di persone ogni giorno venivano sterminate in quel luogo di morte. Ecco, credo che questo vi potrà dare un'idea di che cosa, di qual era l'inferno. Qual è lo scopo dell'incontro di oggi? L'incontro di oggi serve per fare memoria. Serve per fare memoria di questa enorme tragedia che non ha uguali nella storia dell'umanità. Pensate che nei campi di sterminio sono stati assassinati 11 milioni, dico 11 milioni di esseri umani, di cui 6 milioni erano ebrei, con la sola colpa di professare una religione diversa da quella della maggioranza. Volevo però dirvi, prima di raccontarvi Auschwitz, volevo dirvi come ci sono arrivato ad Auschwitz. Il cammino che mi ha portato ad Auschwitz è durato esattamente 5 anni, quando il governo italiano fascista di Mussolini, quel governo che avrebbe dovuto rappresentarci, su imitazione di quanto già era avvenuto in Germania, ma assolutamente per iniziativa propria, emanò le leggi per la difesa della razza nella scuola fascista. Questa fu la prima di una lunga serie di leggi. Leggi che venivano emanate continuamente, che facevano degli ebrei dei cittadini di serie B. Non era mai accaduto, mai era accaduto prima nella storia che un governo emanasse delle leggi contro i propri cittadini, mai era successo. Noi eravamo cittadini a pieno titolo, avevamo pari dignità e pari diritti di tutti, eravamo come gli altri. Gli altri chi erano? Erano come noi. Noi ragazzi studiavamo insieme, giocavamo insieme, gli adulti avevamo amicizie con tutti. Quindi eravamo cittadini a pieno titolo come tutti gli altri. All'improvviso, esattamente il 5 settembre del 1938, attenzione, io sono stato deportato nel 1944, il 5 settembre 1938 il governo italiano, il governo fascista, emanò la prima legge. Ecco, io ho qui un giornale dell'epoca. Vedete, la testata è esattamente uguale a come oggi. Se voi oggi acquistate il Corriere della Sera è perfettamente uguale. Questo è il titolo del giornale di allora. L'avete letto? Questa è stata la prima di una lunga serie di leggi che, ripeto, facevano degli ebrei dei cittadini senza più diritti. Per raccontarvi la mia storia, io avevo frequentato la quarta elementare fino al mese di giugno del 1938.
a settembre avrei dovuto iniziare la quinta elementare, sempre con la stessa insegnante, la stessa maestra, una brava maestra che mi voleva bene e a cui io volevo bene, che consideravo praticamente, avevamo già passato 4 anni insieme, considerato quasi come una persona di famiglia. Quando iniziò la scuola, la legge era stata emanata, però non era stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. E nella legge c'era una postilla che diceva che gli ebrei avrebbero potuto continuare a frequentare le scuole pubbliche qualora fosse stato possibile formare delle classi di soli alunni ebrei in orari diversi da quelli che erano per tutti gli altri bambini, per tutti gli altri ragazzi, come che fossimo noi bambini, fossimo portatori di chissà quale malattia contagiosa. Iniziai la scuola, ritrovai tutti i miei compagni e poi, passarono pochi giorni, non so, 10-15 giorni, adesso non ricordo esattamente, la mia insegnante fece l'appello, non chiamò il mio nome e soltanto alla fine mi disse: guarda che devi uscire. E io dissi: ma perché? Che cosa ho fatto? E lei mi rispose soltanto queste parole: ci sono le leggi, lo sai, non l'hai saputo, ci sono le leggi e gli ebrei non possono frequentare la scuola pubblica, e mi mise fuori. Per me fu un trauma terribile. Io, come del resto tutti i miei fratelli e mia sorella, eravamo stati educati all'amore per lo studio. Vi ho detto che la mia era una famiglia numerosa, 8 persone. E mamma da noi ragazzi pretendeva molto, pretendeva il giusto. Qual era, che cosa dovevamo fare noi ragazzi? Studiare. E ci stava dietro e ci chiedeva sempre, appena tornati da scuola, come è andata, che cosa hai fatto, ti hanno interrogato, che voti hai preso, fammi vedere il quaderno, fammi vedere il diario, vediamo i compiti che devi fare. Questo con tutti quanti, nessuno di noi figli gli dava qualche preoccupazione. Quando io mi vidi messo fuori da quella scuola, pensai subito: che cosa mai potrò fare nella vita se non posso studiare? E mi vedevo già costretto a dover svolgere i mestieri più umili. Invece, un'altra cosa, un altro pensiero: tutti i miei amici erano tutti là in quella scuola, in quella classe. Bene, è triste dirlo, ma sparirono quasi tutti. Perché? Io frequentavo le loro case, loro venivano a casa nostra, spesso si incontravano i nostri genitori, era un rapporto normalissimo. Dovete pensare che nel 1938, quando furono emanate queste leggi, il fascismo era all'apice dei consensi. Ci fossero state le elezioni nel 1938, certamente il fascismo avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Aveva fatto diverse guerre, aveva conquistato l'impero d'Etiopia, aveva fatto la guerra di Spagna, avevano vinto la guerra di Spagna, avevano occupato l'Albania e il re d'Italia era diventato re d'Italia e d'Albania e imperatore di Etiopia. La propaganda, in mano naturalmente al fascismo, aveva fatto il resto. Praticamente gli italiani si erano convinti che il futuro degli italiani sarebbe stato da grande potenza. Cioè praticamente noi padroni, noi italiani padroni e gli altri servi o schiavi. Questo era. Dicevo, dopo questa prima legge che riguardava la scuola, ne furono emesse numerose altre. Ecco, io qui ho un libro. Questo libro è
è stato edito dalla Camera dei Deputati. In questo libro sono contenute tutte le leggi emesse durante il periodo fascista dal 1938 in poi, emesse contro gli ebrei. Leggere le leggi vorrebbe dire stare qui tutto il tempo soltanto per dirvi questo, però ne ho fatto un breve riassunto che adesso vi leggerò. Ecco, vedete questo colore paglierino, perché le leggi venivano pubblicate proprio su fogli di questo colore, quindi praticamente sono tutte quante elencate qua. Ci sono delle cose, delle leggi assolutamente assurde, impensabili, che non avevano altro scopo che quello di rendere la vita difficile agli ebrei. Soltanto questo era lo scopo, di rendere la vita non soltanto difficile, ma impossibile. Dunque, vi ho detto della proibizione di frequentare le scuole. A questo proposito volevo dirvi che in breve tempo furono organizzate delle scuole ebraiche, furono organizzate da noi, dalla nostra comunità, dalla comunità ebraica. Esistevano già le elementari, però furono fatte le medie, l'istituto tecnico, il liceo, addirittura una università clandestina. Gli ebrei non potevano frequentare le università, però non lo sapeva nessuno. Alcuni ragazzi ebrei frequentavano questa università chiamata Università di Friburgo, dove andavano a insegnare però tutti i professori di nascosto, perché naturalmente non poteva essere fatto tutto alla luce del sole. Dicevo che questa scuola fu la mia fortuna. È stata la mia fortuna perché intanto era una scuola che funzionava molto bene. Erano stati mandati via da tutte le scuole d'Italia tutti gli insegnanti, fossero essi maestri o maestre elementari, professori delle medie inferiori e superiori, tutti i docenti universitari. E pensate che allora frequentavano, cioè erano titolari di cattedra in Italia, 149 professori ebrei, tra cui c'erano delle grandi celebrità tra questi. Ebbene, furono messi tutti fuori dalla scuola. Pensate che Albert Einstein, che è considerato il più grande scienziato del XX secolo, era membro dell'Accademia dei Lincei, cioè il più importante consesso scientifico italiano, l'Accademia dei Lincei e letterari. Bene, fu messo fuori dall'Accademia dei Lincei. Dei 149 professori che furono messi fuori dalla scuola, dopo la guerra, 4 di essi furono insigniti del premio Nobel. Attenzione ragazzi, io non voglio dirvi, vedete quanto sono intelligenti gli ebrei, 149 docenti universitari su una popolazione di più o meno di 40.000 persone, e più poi tutti gli assistenti, e 4 premi Nobel, Albert Einstein. No, se io pensassi questo, che gli ebrei sono più intelligenti, farei del razzismo. Non è questo certamente che io voglio fare, ma voglio soltanto raccontarvi e dirvi, farvi capire quale danno è stato per la scienza e per la cultura italiana la cacciata degli ebrei dalle scuole. Allora, i 4 premi Nobel furono Emilio Segrè per la fisica, Salvatore Luria per la fisiologia, Franco Modigliani per l'economia e Rita Levi Montalcini per la medicina. Quindi credo che la cacciata degli ebrei dalle scuole sia stato un danno per la collettività italiana. Vi dicevo che per me è stata una fortuna, era una scuola che funzionava molto bene. Eravamo motivati soprattutto da un preside straordinario, tra l'altro era un preside napoletano, si chiamava Nicola Cimmino.
io lo ricordo sempre con tanto affetto. Lui, diversamente da come in genere fanno i presidi delle scuole, ma lui parlava sempre con noi ragazzi. Io avevo 13, 12, 11, 12, 13, 14 anni, eppure parlava sempre con tutti, entrava nelle nostre classi e ci diceva: vedete ragazzi, mi dispiace per voi, vogliono far credere che gli ebrei sono di una razza inferiore, io vi conosco tutti uno per uno, so che non è vero, siete perfettamente uguali a tutti gli altri, però voi lo dovete dimostrare. Dovete dimostrare di non essere inferiori ai ragazzi delle altre scuole. Erano parole queste che ci motivavano, a tutti. Io sono sicuro che ognuno di noi ragazzi in quella scuola dava il massimo. E poi io vi ho detto che quando sono ritornato e ero solo e disperato, ho ritrovato gli amici. Che quali erano gli amici? Non erano più quelli della scuola pubblica, erano i miei compagni della scuola ebraica. Furono loro che mi accolsero, furono loro che mi fecero entrare nelle loro case, furono loro che mi coinvolsero in tutte quelle che erano potevano essere le cose dei ragazzi, e mi hanno riportato alla vita. Intendiamoci, io ero stato liberato a gennaio, sono ritornato a dicembre, nel dicembre successivo, la vita un po' era già ricominciata, però direi che quando sono tornato e che ho avuto proprio la sensazione della solitudine, di essere rimasto solo, no, non mi hanno lasciato solo, mi hanno protetto. E questo, dicevo, è stata la mia fortuna, che mi ha consentito di vivere. Allora, volevo leggervi queste leggi assurde che vi dicevo. Le leggi razziali toglievano il lavoro, cioè tutti i professionisti erano stati cancellati dagli albi professionali, erano stati tutti quanti mandati via dagli impieghi statali e parastatali, e dai comuni, dalle province, dallo Stato, tutti quanti fuori, che significava non avere più possibilità di mantenere la propria famiglia. Pensate che anche i venditori ambulanti, e a Roma su 10.000 ebrei che c'erano allora, 800 capifamiglia vivevano di questo povero mestiere. Fu proibito di fare il venditore ambulante, andavano con i carrettini nelle strade, agli angoli delle strade o nei mercati per vendere le loro mercanzie. Fu vietato perfino questo agli ebrei. Vi dicevo, i professionisti che erano stati mandati non potevano più esercitare la propria professione. Neppure un medico poteva salvare una vita. Perché, e io dico questo perché ho un ricordo molto preciso. Tornò un giorno a casa papà, era emozionato, era stato in tribunale a assistere al processo contro un medico ebreo accusato di aver curato una bambina ariana, così si diceva, gli italiani appartenevano alla razza ariana. Era successo questo: una mamma aveva la bambina che stava male, la bambina all'improvviso peggiorò, la mamma se ne accorse, disperata, corse a chiamare questo medico che abitava dentro lo stesso palazzo dove abitava lei. Questo medico ebreo naturalmente non esitò un momento a fare il suo dovere e andare a visitare questa bambina. Qualcuno se ne accorse e lo denunciò, e dovette subire questo processo. Fu assolto questo medico, fu assolto perché la sentenza diceva che aveva agito in stato di necessità, però il reato rimaneva, aveva commesso un reato, e fu possibile, fu assolto soltanto perché
attraverso le testimonianze della mamma di questa bambina e di illustri medici che testimoniarono che se non fossi intervenuto immediatamente quella bambina sarebbe morta. Va bene? Ma dovette subire il processo per aver salvato una vita. Allora, fu vietato agli ebrei di frequentare località di importanza strategica. Erano tante le località di importanza strategica, sia città, sia anche piccoli centri che erano stati, magari perché c'era una caserma o qualcosa del genere, erano state dichiarate di importanza strategica. Ma tutte le coste, tutte, quindi tutte le spiagge d'Italia, erano state dichiarate di importanza strategica, quindi a noi ebrei era vietato andare a fare un bagno a mare. Non potevamo andare, che quale danno potevamo causare andare a fare un bagno al mare? Ecco, vi dicevo, erano leggi soltanto vessatorie e basta, non avevano altro scopo che quello di rendere la vita impossibile. Era vietato commerciare il lane da materassi, in articoli per bambini, in materiali ferrosi, attenzione, è tutto scritto qui. È tutto scritto qua e questo è stato scritto dalla Camera dei Deputati. Continuo. Non potevano vendere carte da gioco, carburo di calcio, non potevano far parte di associazioni culturali e sportive, dell'ente protezione animali, non potevano detenere piccioni viaggiatori, non potevano pubblicare un libro, un articolo, un lavoro scientifico. Non potevano avere, insomma, un diritto umano di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello. Ecco, questa posso dire che è la storia di prima della deportazione. Naturalmente, e papà era un professionista, naturalmente papà perse il proprio lavoro. Eravamo 8 persone in famiglia. Cercò di adattarsi a fare dei lavori che non erano suoi, mantenere 8 persone non ce la faceva. Fu allora i miei fratelli e mia sorella, che erano più grandi di me, dovettero abbandonare la scuola e iniziare a lavorare per contribuire al mantenimento della famiglia. Quindi difficoltà tante, ma a me non venivano fatte arrivare, io ero protetto dall'affetto di tutti, era il più piccolo, per me poco era cambiato, continuavo a frequentare la scuola ebraica, avevo i nuovi amici, i miei correligionari e quindi praticamente la vita continuava a scorrere felice. E tutto questo fino al 1943, quando nel 1943 ci furono diversi stravolgimenti. Il 25 luglio del 1943 il fascismo cadde, il Gran Consiglio del Fascismo mise in minoranza Mussolini, Mussolini lasciò, dovette lasciare anche perché fu fatto arrestare dal re Vittorio Emanuele III, dovette lasciare la carica di primo ministro che fu affidata a Pietro Badoglio. Badoglio non abrogò le leggi razziali contro gli ebrei, tutto rimase perfettamente uguale, tutte le vessazioni di cui eravamo oggetto continuarono nello stesso modo. Nel frattempo l'Italia era stata invasa, diciamo tra virgolette invasa, gli alleati erano sbarcati in Sicilia e in pochi giorni avevano occupato la Sicilia, quindi Badoglio si rese conto che l'Italia stava andando, ma credo che tutti gli italiani si resero conto che l'Italia stava andando verso la catastrofe. La guerra continuava, i soldati morivano nei vari fronti di guerra,
morivano i civili nelle città per i bombardamenti, e voi a Napoli ne sapete qualche cosa. Io ricordo Napoli com'era quando io ci sono venuto, credo proprio, io sono tornato a dicembre del 45, penso la prima volta che sono tornato nel 1947, si camminava davvero sulle macerie qui a Napoli, me lo ricordo molto bene. La gente moriva. Vedete, nella vita normale, tra l'altro, che cosa succede? Si muore, ma in genere sono i figli che accompagnano al cimitero i genitori. Quando c'è la guerra, quando ci sono i militari che combattono e muoiono tanti, succede il contrario. Cioè sono i genitori che accompagnano al cimitero i loro figli, e questa è una cosa assolutamente innaturale. Il ciclo delle generazioni va da padre in figlio, e poi il figlio del figlio, e ancora figli, fino a che passano i secoli, i millenni, e siamo ancora qui. Invece lì no, lì morivano tanti giovani. Dicevo, l'8 settembre il Badoglio chiese l'armistizio agli alleati, si era reso conto che l'Italia non poteva ancora sopportare una guerra, l'Italia e gli italiani. L'Italia fu divisa in due. Il centro-sud fu occupato dalle truppe, fu liberato dalle truppe alleate, e il centro-nord, compresa Roma, fu occupato dalle truppe tedesche. Ecco, io vi dicevo che l'Italia del centro-sud fu liberata dagli alleati, sì, è vero, eccetto Napoli. Perché Napoli si liberò da sola. Nei giorni immediatamente successivi, dall'8 settembre, i giorni successivi, tutti i napoletani scesero in strada, ogni vicolo, ogni strada, ogni piazza diventò un campo di battaglia, e i tedeschi furono costretti a fuggire dalla città. È una delle più belle pagine della nostra storia. Non so se voi studiate e siete napoletani, non so, qui la professoressa me lo potrà dire, se studiate le quattro giornate di Napoli, certamente studierete ancora le cinque giornate di Milano, ma almeno nel resto d'Italia, almeno nel resto d'Italia, delle quattro giornate di Napoli non se ne parla mai. Una delle più belle pagine della nostra storia. Roma fu occupata dai tedeschi. 20 giorni dopo l'occupazione tedesca di Roma, i responsabili della comunità ebraica furono convocati al comando tedesco. Fu loro imposto di versare entro 36 ore 50 chili d'oro, che se non fossero stati versati, disse Kappler, che era il comandante delle SS a Roma, 200 capifamiglie ebrei sarebbero stati deportati in Germania. Fu una lotta contro il tempo. Ricordo papà era disperato, diceva: non ce la faremo mai, dove andiamo a prendere 50 chili d'oro? Erano passati 5 anni dall'emanazione delle leggi razziali, erano passati 3 anni di guerra, e che guerra! E quindi era assolutamente impossibile poter trovare nella comunità, nell'ambito della comunità ebraica, trovare i 50 chili d'oro. Ma accadde un fatto straordinario. Vi ho detto che nel 1938 la solidarietà nei confronti degli ebrei, dopo l'emanazione delle leggi razziali, venne completamente a mancare. In quell'occasione invece la solidarietà si risvegliò, tant'è vero che ci furono tantissimi non ebrei che andarono a portare, per lo più era gente umile, che andarono a portare il loro contributo, che poteva essere l'oggetto più caro, come un anello o una catenina. Soltanto grazie ai tanti non ebrei fu possibile raggiungere i 50 chili d'oro richiesti, che furono versati. Kappler dette la sua parola d'onore
che gli ebrei potevano vivere tranquilli, che avevano pagato il riscatto che era stato chiesto e quindi era finito, non sarebbero state fatte altre richieste. Ricordo papà quando disse: possiamo stare tranquilli, abbiamo la parola d'onore di un ufficiale che non saranno fatte altre richieste. Un ufficiale a qualsiasi esercito appartenga, questo diceva papà, non verrà mai meno alla parola d'onore che ha dato. Invece, soltanto 20 giorni dopo, il 16 ottobre del 1943, le SS circondarono quello che era stato il ghetto di Roma, cioè abitato in prevalenza, ma non solo, da ebrei, entrarono in tutte le case, questo all'alba del 16 ottobre, e portarono via tutti, senza riguardo per nessuno, malati, moribondi, donne in stato di gravidanza, bambini, vecchi, tutti, portarono via tutti. Poi, finita la razzia in quella zona, che era la zona più abitata da ebrei, si spostarono in altre parti della città, avevano degli elenchi nominativi alla mano, andarono a cercare, a bussare, a cercare tutti gli ebrei e a sfondare le porte, tutti gli ebrei che erano segnati in questi elenchi. Io con la mia famiglia quel giorno riuscimmo a sfuggire alla cattura. Alla sera di quel 16 ottobre avevano arrestato 1252 persone. 230 vennero rilasciate. Vennero rilasciate perché erano stati riconosciuti come di religione cattolica, magari figli di matrimonio misto tra un ebreo e una cattolica, o tra un cattolico e un ebreo. Quindi erano stati riconosciuti di religione cattolica e quindi vennero rilasciati. Ne rimasero 1022. Il 17 ottobre, al collegio militare dove erano stati tutti quanti portati, una giovane donna ebrea, Marcella Perugia, dette alla luce un bambino. Quindi i 1022 diventarono 1023. Il giorno successivo, il 18 ottobre, furono tutti portati alla stazione Tiburtina di Roma, stipati nei carri bestiame, che dopo 5 giorni e 5 notti arrivarono nel campo di Auschwitz-Birkenau. Superarono la selezione dell'arrivo dei 1023 innocenti, 149 uomini e 49 donne, nessun bambino. Tutti gli altri, quindi questi 149 uomini e 49 donne, è uno scarso 20%. Tutti gli altri, la sera stessa erano stati assassinati per gas e ridotti in fumo e cenere. Pensate, alla fine della guerra, di questi 1023 innocenti, fecero ritorno alle loro case 15 uomini e una sola donna, nessun bambino. Una strage terribile, su 1023 sono tornati in 16. Vi ho detto che noi riuscimmo a sfuggire, trovammo un rifugio, ci dividemmo, io con i miei fratelli in una cantina, i miei nonni nella casa di un portiere, i miei genitori e mia sorella in un appartamento trovato arredato in affitto. Noi però non potevamo rimanere rinchiusi, tanto tutte le mattine, appena svegli, dovevamo salire, era lo stesso stabile, la cantina dove eravamo rifugiati, dovevamo salire nell'appartamento per lavarci, per cambiare la biancheria che poi mamma e Anna, mia sorella, lavavano. Ma poi tutti quanti noi maschi, io, i miei fratelli e papà, subito in strada, non avevamo più mezzi per vivere e dovevamo procurarceli giorno per giorno.
andavamo in giro per la città a cercare, e spesso lo trovavamo, avevamo imparato dove erano i posti più probabili che potevamo trovare qualcosa da acquistare, per poi andare a rivendere quelle stesse cose, andarle a rivendere in un'altra parte della città. Era una vita molto precaria, però devo dire che quando ritornavamo la sera qualche cosa era rimasto, qualche cosa che ci consentiva quantomeno di non farci mancare l'indispensabile. Era una vita indubbiamente molto difficile, però d'altra parte era difficile per tutti. In quell'epoca era difficile per tutti, per noi un po' di più, però tutto sommato riuscivamo ancora a vivere. Mia nonna, alla fine di marzo, verso, non mi ricordo, il 20 marzo, si sentì male, stava nella casa del portiere, il portiere andò a chiamare papà che stava ancora in casa, e papà corse subito, riuscì a portarla all'ospedale, non so come ci sia arrivata, ma l'ospedale non era del resto molto lontano da questa casa rifugio dove noi eravamo. Poi tornò dopo un po' e gli dissero che nonna era morta. E io dico per fortuna nonna è morta, quante sofferenze gli sono state risparmiate, perché noi siamo stati arrestati pochi giorni dopo. E poi un altro pensiero, al cimitero del Verano a Roma, l'unica tomba che c'è è quella di mia nonna. Io ho fatto mettere un'altra lapide con i nomi di tutti i miei cari. Porto un fiore a nonna, posso dire portavo, adesso un po' di tempo che non farò più, fatico un po' particolarmente a fare le scale, camminare sul terreno sconnesso. Portavo un fiore a nonna e mi illudevo di portarla anche a loro. Ma là sotto non c'è nessuno. Passarono alcuni giorni e una mattina, era la mattina del 7 aprile, come tutte le mattine salimmo nell'appartamento. Papà disse: ragazzi, questa sera è Pesach. Pesach in ebraico significa Pasqua. La Pasqua ebraica per noi è una grande festa, è la festa della libertà. Ricorda quando gli ebrei erano schiavi in Egitto, 3.000 anni fa più o meno, guidati da Mosè attraversarono il Mar Rosso e furono liberi. L'avevamo sempre festeggiata, solennizzata, si leggeva la Gadà che è il rituale della Pasqua, si faceva il Seder che è la cena pasquale. Guardate, il rituale è rimasto perfettamente uguale a come era 2.000 anni fa al tempo di Gesù. Gesù, quando ha celebrato la Pasqua, nell'ultima cena, l'ha fatto con lo stesso rituale come noi lo facciamo ancora oggi, a distanza di più di 2.000 anni. Questo. La sera, quindi, noi accettammo con gioia l'invito di papà e la sera ci ritrovammo tutti insieme intorno alla tavola. Nonna non c'era più, ma c'era un zio, un fratello di papà, che era venuto, sapeva dove eravamo rifugiati, era passato per fare gli auguri, poi saputo che avremmo celebrato la Pasqua, era voluto rimanere. Dice: poi domani mattina, finiti il coprifuoco, tornerò nel... Erano armati fino ai denti, mitra spianati e bomba a mano, come che andassero a un'azione di guerra, e venivano ad arrestare, credo, la più pacifica delle famiglie, la cui arma poteva al massimo essere un coltello in cucina, niente di più. Un'altra SS era rimasta sulla porta. Ci intimarono di uscire subito da casa. Ci dettero 20 minuti di tempo per raccogliere qualche cosa. Portate via qualche indumento, le pellicce, portate via tutto quello che avete di valore, denaro, gioiello, e gioielli, perché dove vi porteremo vi potrà servire.
Ricordo che mia sorella cercò di intercedere per nonno. Dice: c'è nonno, 84 anni. Mio nonno, pensate, era nato, eravamo nel 44. Mio nonno era nato il 2 settembre del 1860. Quanto è lontana questa data. Dice: nonno, 84 anni, è rimasto vedovo da pochi giorni. A noi ci porterete a lavorare, ma lui certamente non potrà farlo, lasciatelo. La risposta di questa SS fu rabbiosa, indicando la porta di casa con la mano, urlò: raus, fuori. Scendemmo al portone, ci aspettava un'autoambulanza. Davanti all'autoambulanza c'erano due fascisti italiani. Erano quelli che avevano accompagnato le SS fino alla porta di casa ad arrestarci. Per il compenso di 5.000 lire, che le SS era una cifra enorme, 5.000 lire, 5.000 lire che pagavano per ogni ebreo che veniva loro consegnato per essere portato a morire. Attenzione ragazzi, lo sapevano che saremmo andati a morire, perché se no quella sera non sarebbero venuti lì, col rischio che un giorno, se fossimo tornati nelle nostre case, qualcuno avrebbe voluto riconoscerli. Erano convinti, non credo che potessero essere convinti come era la situazione allora, che la Germania avrebbe voluto vincere la guerra. No, erano convinti che noi saremmo andati a morire, e questi erano italiani. Parlavamo la stessa lingua, tant'è vero che si rivolsero a papà, gli dissero: dici dove hai nascosto denaro, gioielli, che noi li recuperiamo e domani sarete liberi. Erano sciacalli, oltretutto. Erano degli sciacalli. Salimmo su questa ambulanza, dopo 5 minuti eravamo nel carcere Regina Coeli. Durante il tragitto mia sorella disse che aveva riconosciuto uno di quei due fascisti. Quella mattina, quando era uscito per fare gli acquisti, dovevamo pure mangiare di quello che ci serviva per la cena, era stato seguito da un ragazzo. Questo ragazzo l'aveva importunata, gli aveva detto: ti posso accompagnare, stesse solite parole. Mia sorella non ci aveva fatto caso più di tanto, mia sorella aveva 23 anni, non aveva ancora 23 anni, ed era una ragazza bellissima. Aveva ritenuto normale che un giovane potesse aver tentato un approccio. Non ci aveva fatto caso, soltanto gli aveva detto: senti, fammi piacere, gira la larga, vattene, e non l'aveva più visto. Invece evidentemente l'aveva seguita fino alla porta di casa per sapere dove eravamo rifugiati, che poi ci trovò per caso tutti quanti insieme. Fossero venuti un qualsiasi altro giorno, noi non ci saremmo stati. Combinazione, proprio la sera della Pasqua ci trovò tutti riuniti. Entrare in un carcere è quanto di più sconvolgente ci sia, con il pensiero di non aver commesso nessun reato. Sentire i cancelli che si chiudono alle spalle è veramente qualche cosa di sconvolgente. Fummo messi faccia al muro, dietro le nostre spalle c'era una porta dove venivamo fatti entrare uno per volta. Arrivò il mio turno, c'erano due guardie carcerarie italiane, era il terzo braccio di Regina Coeli. Uno scriveva e l'altro stava in piedi vicino a lui e guardava. Dovevano riempire la scheda di ingresso nel carcere, cioè nome, cognome, data di nascita, paternità, maternità, i connotati, colore degli occhi, colore dei capelli, tutto quello che c'è in una scheda segnaletica nel caso fossimo fuggiti da Regina Coeli, chissà come. Poi quello che stava in piedi vicino a quello che scriveva mi dette un ordine che io non eseguii. Allora mi prese la mano sinistra, accompagnò l'indice della mano sinistra su un tampone e mi fece mettere l'impronta digitale in fondo alla scheda.
Per me fu una cosa, un trauma, fu veramente sconvolgente. Io uscii da quella porta per andarmi a rimettere insieme agli altri faccia al muro, piangevo, singhiozzavo. Papà se ne accorse e allora sentì il bisogno di rivolgersi a noi figli. Mamma e mia sorella erano andate al reparto femminile del carcere. Disse, prima ci chiese perdono, ma di che? Ma cosa mai doveva farsi perdonare, papà? Poi disse, ragazzi, possono accadere le cose più terribili. Evidentemente aveva avuto la percezione esatta del baratro nel quale stavamo sprofondando. Ragazzi, mi raccomando, siate uomini, non perdete mai la dignità. Ma come si fa? Come si fa a mantenere la dignità quando si ha fame? Quando si guarda con occhi supplichevoli l'aguzzino che ti sta versando la brodaglia con la speranza che affondi un pochino di più il mestolo per ricavarne qualcosa di più solido? Ma dov'è la dignità? L'aguzzino si odia, non si implora. Se si arriva ad implorarlo vuol dire che non esiste più la dignità. Lì, ad Auschwitz, la dignità non poteva esistere. Comunque, dopo alcuni giorni di permanenza nel carcere di Ginacei, dove davvero trovammo tanta umanità e tanta solidarietà negli altri detenuti, cercavano di farci coraggio. Io, papà, non mi lasciavo un momento, io ero il più piccolo. Pensavo che potessi essere quello che avesse maggior bisogno di essere protetto. Insieme a papà ci misero in una cella dove c'erano altri tre detenuti e furono meravigliosi. Cercavano di farci coraggio. Avevano ricevuto dei pacchi da casa e ne divisero il contenuto con noi, ma vi assicuro, ecco, la fraternità, l'umanità, la solidarietà, ecco quella. È là che si è vista. Poi purtroppo ce la siamo dovuti dimenticare. Un giorno ci chiamarono, non sto a dirvi i particolari, furono momenti di terrore pure quelli, fummo fatti scendere nel corridoio del carcere, e ci riunirono tutti, vennero anche dal reparto femminile mamma e mia sorella. A sera ci fecero salire su dei camion. I camion partirono. Sulle sponde dei camion, di ogni camion, c'erano tre SS con i mitra imbracciati. Ci avevano detto che se qualcuno durante il tragitto fosse fuggito, 10 prigionieri sarebbero stati fucilati. Invece poi uno riuscì a fuggire, non se ne accorsero subito, se ne accorsero soltanto all'arrivo nel campo di Fossoli, dove ci stavano portando, che ci contarono, ne mancava uno, però non successe niente, ormai in quell'occasione non so. Comunque i 10 fucilati non ci furono. Il campo di Fossoli dove entrammo era un campo italiano, sorvegliati da italiani, un comando di italiani e un comando tedesco, al di fuori però del campo. Ecco, io non starei a raccontarvi, ecco, molto rapidamente, vi dico soltanto un episodio. Fu lì a Fossoli che io imparai come si muore. Non avevo visto mai nessuno morire né morto, non mi era mai capitato di vedere qualcuno morire, anche la morte di mia nonna
mi era stata risparmiata. Entrò una mattina, era il primo maggio del 1944, entrò nel campo dal comando tedesco, che era una piccola guarnigione di SS, entrò nel campo un SS che io non avevo mai visto, vidi soltanto quella mattina. Fatti pochi passi all'interno del campo, cominciò a urlare, ma chi conosceva il tedesco? Nessuno di noi lo conosceva. E quindi parlava, urlava, la sua ira montava e non ci rendevamo conto che cosa volesse, fino a che si avvicinò un poveretto, un giovane, avrà avuto 28-29 anni, Pacifico Di Castro, ecco, mi ricordavo il nome, si chiamava Pacifico Di Castro, gli sparò in testa e Pacifico cadde a terra morto. E noi lì ci domandammo tutti, ma perché, ma che cosa ha fatto? Non riuscivamo a renderci conto. Furono fatte diverse congetture, sembra che quella più plausibile fosse quella che quando lui era entrato nel campo, era il primo maggio, faceva caldo, nessuno portava il cappello, Pacifico portava un berretto e non se l'era tolto perché se lo doveva togliere in segno di rispetto quando passava un SS. Ripeto, furono fatte varie congetture, ma credo che questa sia la più plausibile. Pacifico rimase a terra per tutta la giornata. Soltanto a sera arrivò un carro funebre tirato da un cavallo con una bara, lo misero dentro e il carro si avviò verso l'uscita. Una scena surreale in quel momento. Il comandante della guarnigione tedesca, mentre il carro stava uscendo dal campo, si mise dietro al carro e lo accompagnò a piedi fino all'uscita. Ma cosa voleva dimostrare? Cosa voleva dimostrare con quell'atto di accompagnarlo all'uscita? Non l'abbiamo mai capito. Delle cose, dei comportamenti qualche volta assurdi. Vabbè, comunque il 16 di maggio ci dissero che il giorno dopo saremmo partiti di raccogliere le nostre cose, di fare rifornimento d'acqua, un gran movimento, soprattutto le mamme che avevano i bambini piccoli a lavare i panni, a cercare di asciugarli con i ferri da stiro, eccetera, perché doveva portarsi dietro. Nessuno di noi aveva dei ricambi, anzi, a proposito dei ricambi, ecco un episodio che io ho raccontato esattamente 5 giorni fa in un'intervista che mi hanno fatto dalla Fondazione Fossoli. Pensate, 5 ore e mezza di intervista è stata mi hanno strizzato come un panno lavato. E, ecco, un episodio che invece non avevo mai raccontato, ma siccome chi mi ha intervistato era davvero molto bravo e ha cercato di tirarmi fuori tutto, era successo questo: quando c'erano precipitazioni a Fossoli si formava del fango, che era un fango che non avevo mai visto, era appiccicoso, cioè tirare fuori il piede dal fango si faceva fatica. E io mentre camminavo lì nel fango, io non avevo nessun ricambio di scarpe, la suola rimase sul terreno, la tomaia venne via, quindi rimasi senza scarpe. Mi vide un uomo, un prigioniero, lo ricordo, era stato deportato con la famiglia, c'era il padre, dunque lui, questo qui che mi portò il suo aiuto, si chiamava Mario Spagnoletto, il padre Leonardo e il figlio di Mario, che era più grande di me, circa 18-19 anni, e il figlio di Mario si chiamava Leonardo come il nonno, me lo ricordo molto bene. Bene, quando Mario
Mario Spagnoletto mi vide così, che camminavo praticamente scalzo, e mi domandò: ma che hai fatto? Che è successo? Dissi: aspetta un momento. Dice: che misura porti di scarpe? Io dissi la misura che portavo allora, non so. Tornò dopo poco con un paio di scarpe, ecco Piero, prendi questi. Fu un gesto meraviglioso. Avere un paio di scarpe lì e privarsene era veramente qualche cosa di prezioso. Però non esitò un momento a darmi questo paio di scarpe. Io non l'avevo mai raccontato, la prima volta, oggi è la seconda volta da allora che racconto questo episodio bellissimo. Figurarsi un paio di scarpe. Comunque il giorno dopo arrivarono negli autobus scortati dai carabinieri, fummo portati alla stazione di Carpi. Alla stazione di Carpi, dentro la stazione c'era un treno merci fermo, un gruppo di soldati, saranno stati, non so, forse un 30-40 delle SS, alcuni ufficiali ci contarono, ci fecero salire sul carro e ci spinsero nel carro fino a che il carro fu gremito e poi chiusero il carro dall'esterno e lo sigillarono. Io salii su quel carro con papà, ripeto, stava sempre vicino a me, e con mio nonno. I miei fratelli, mio zio, mamma e mia sorella invece non erano arrivati con altri autobus e finirono su altri carri. Era il 17 maggio, il treno rimase sotto il sole per tutta la giornata. Avevamo fatto rifornimento d'acqua, però avevamo pochi recipienti. Quindi quando arrivammo a sera il treno era ancora fermo lì in stazione e l'acqua già era finita. Cominciarono a lamentarsi prima di tutti i bambini, poi le mamme che invocavano di dare acqua, poi tutti avevamo sete, era rimasto là sotto il sole, il vagone tutta la giornata, quindi avevamo cominciato a soffrire la sete, invocavamo che ci venisse data dell'acqua, pensavamo, apriranno i carri, non ci faranno morire di sera, invece niente da fare. Il treno partì, si fermava a tutte le stazioni per fare 100 chilometri da Carpi fino a Verona e impiegò praticamente tutta la notte e parte della mattinata. A Verona, nella stazione c'era tanta gente. Tutti sentivano i lamenti, i pianti dei bambini, le invocazioni, acqua, acqua, acqua. Nessuno fece niente. Io sono sicuro che se, anziché esseri umani, là dentro ci fossero stati degli animali, dei buoi, dei cavalli, delle pecore, certamente qualcuno sarebbe corso alla protezione animale a dire: ci sono degli animali che stanno morendo di sete. Ci sarà stato qualcuno che ha protestato? Io dico di no, non c'è stato nessuno. Del resto di episodi del genere ce ne sarebbero tanti da raccontare, ma perché i partigiani erano tanto attivi là in quella zona, ma perché la guarnigione che sorvegliava Auschwitz non era poi così, erano italiani tra l'altro, sulle torrette sì c'erano le mitragliatrici, ma se avessero assaltato in gruppo quelle torrette, ma noi saremmo stati liberi. Nessuno l'ha fatto, nessuno che è andato mai a mettere una bomba davanti a quei binari, e lo sapevano che passavano questi treni, mai nessuno aveva messo una bomba se non altro per ritardare il massacro. Non ha fatto niente nessuno. Comunque neppure a Verona furono aperti i carri, il treno ripartì, viaggiammo ancora tutta la notte e la mattina successiva arrivammo alla stazione di Ora, in provincia di Bolzano, dove finalmente aprirono i carri, ci fecero scendere, tra l'altro uomini, donne, vecchi, bambini, tutti quanti per fare i propri bisogni
lungo il binario lì tutti quanti insieme. A qualcuno di noi, io me compreso, ci fu data la possibilità di fare rifornimento d'acqua, ma sempre insufficienti. Risalimmo sui carri, dopo giorni di viaggio, arrivammo alla stazione di Monaco di Baviera Est. Il treno si fermò, c'era la Croce Rossa tedesca. Ci dettero una zuppa calda, poi arrivarono con degli idranti per pulire i carri, ci dettero pure della paglia da mettere all'interno del carro, ma pensate, noi avevamo viaggiato 4 giorni e 4 notti in 64 persone dentro un carro e non ci stanno, c'era mio nonno, aveva 84 anni, 84 persone in un vagone merci non ci stanno, e poi il posto doveva essere lasciato per i malati, per i bambini, quindi per noi più giovani. E la gran parte del viaggio è stata fatta in piedi e qualche volta magari su un piede solo, con gli scossoni del treno durante la notte che si cadeva uno addosso all'altro, è stata una sofferenza indicibile. Ma pensate, 4 giorni e 4 notti in mezzo agli escrementi, alle urine di 64 persone, che cosa significa? Da Monaco di Baviera, ancora 2 giorni di viaggio, arriviamo ad Auschwitz. Il treno sostò tutta la notte, tutta la mattina successiva. Il pomeriggio del 23 maggio entrò all'interno del campo di Birkenau. Noi vedemmo delle ciminiere, delle fabbriche, pensammo che erano le fabbriche dove saremmo andati, scusate, le fabbriche dove saremmo andati a lavorare. In un certo senso ci avevano quasi tranquillizzato. Il treno entrò all'interno su quella che è chiamata la rampa del campo di Birkenau. Vedemmo attraverso le feridoie del carro le SS che erano tutte schierate, tutte con un cane al guinzaglio e un bastone in mano. Aprirono tutti i carri contemporaneamente, di tutto il treno. Cominciarono a urlare, a aizzare i cani, dovevamo fare presto. Io aiutai papà a far scendere nonno, vista tutta quella violenza, e per sottrarlo ai colpi, soprattutto per nonno, papà si avviò con nonno, volevano formare due file, una fila di uomini e una fila di donne. Io incontrai i miei fratelli e mio zio, non vedevamo mamma e mia sorella. Andavamo da una parte all'altra del convoglio, li chiamavamo a gran voce, ma quello che facevamo noi lo facevano altre centinaia di persone. Quindi era davvero, ecco, dico, l'arrivo all'inferno, quello è stato l'arrivo all'inferno. E c'era pure un Carunti, e si chiamava Mengel. Avevano formato queste due file, io tra l'altro poi vedemmo mia mamma e Anna, mia sorella, avanzavano dal fondo del convoglio, le raggiungemmo, mi ricordo che mamma piangeva, aveva il volto completamente bagnato dalle lacrime, mamma aveva capito tutto. Ci abbracciò tutti, poi vide che c'erano le SS che stavano arrivando, disse fate presto, andate via, e aggiunse non vi vedrò più, e queste sono state le ultime parole di mamma. Formarono queste due file e cominciò il massacro, prima la fila delle donne, tutte le donne anziane, tutte quelle malate oppure debilitate da quel viaggio terribile, tutti i bambini, tutti sulla destra, tanti, pochi sulla sinistra delle ragazze più giovani. Quando passava lì davanti una mamma che portava in braccio per mano, attaccata alle gonne, portava i loro piccoli, cercavano di strapparglieli e di mandarli nella fila delle donne anziane, delle donne malate.
scene di disperazione, queste mamme che rincorrevano, cercavano di prendersi i loro figli, se ci riuscivano. Non succedeva niente, rimandavano sia la mamma che il piccolo, rimandavano dalla parte delle donne anziane. Quelle che sapemmo dopo erano dirette alle camere a gas e ai forni crematori. Poi la stessa cosa nella fila degli uomini. Io, i miei fratelli e mio zio da una parte, papà e nonno dall'altra. Le due file a piedi si incamminarono, arrivò un camion per far salire quelle che non erano in grado di camminare. E queste due file si avviarono a piedi verso quegli stabilimenti che noi avevamo visto entrando e che ci avevano dato l'illusione che fossero fabbriche dove saremmo andati a lavorare. Vi ricordo papà mentre camminava, sono stati 200 metri, ogni tanto si voltava, alzava la mano, ci salutava, faceva altri pochi passi e si voltava ancora, non so quante volte si sarà voltato, fino a che scomparva la nostra vista. Noi fummo portati in una baracca, un salone molto ampio, fummo completamente denudati. Ci furono tolti gli abiti, dovevamo ammucchiarli da una parte, poi arrivarono dei prigionieri e con una specie di pigiami a righe, presero questi mucchi e li portarono via. Noi completamente nudi. Poi avvenne la rasatura. Con dei rasoi ci passavano per tutte le parti del corpo per toglierci tutti i peli e tutti i capelli. A tutti. C'era un tavolo, dall'altra parte del tavolo c'erano delle SS, mi ricordo perfetti nelle loro divise stirate, cappello a visiera in testa, stivali tirati a lucido. Dovevamo riempire la scheda d'ingresso del campo. Nome, cognome, insomma tutti i dati. A me quando chiesero l'età, io anziché dire 15 anni, quanti ne avevo, no? 15 e qualche mese, dissi 18 anni, ma perché? Perché quando sono sceso dal carro, un prigioniere italiano mi disse quanti anni hai, 15? Dice no, tu ne hai 18. Io pensai, dico ma questo è matto, ho 15 anni, questo mi dice che ho 18 anni, ma perché? Non riuscivo a rendermi conto. Poi questo si allontanò, ma si voltò dopo fatto 6, 7, 8 metri, si voltò ancora verso di me, ricordati, tu hai 18 anni. Quando mi chiesero l'età, io dissi 18 anni, ecco, sono stato ad Auschwitz 20 giorni fa, ho trovato un documento dove c'è scritto, c'è scritto Terraccione, non Terracina, però Piero, è nella scheda mia, sì, era mia. C'è scritto anni 18, lavoro, tra l'altro lì commisi un errore terribile che non so come sono riuscito a scamparla, dissi studente. Studente vuol dire che non avevo mai lavorato, non avendo mai lavorato non sapevo fare niente, se non sapevo fare niente dovevo andare a morire. Invece riuscii a passare. Il numero che ci venne segnato sulla scheda ci venne tatuato sull'avambraccio sinistro, lo porto ancora naturalmente. Il nostro pensiero, io a parte che ero in condizioni di semi-incoscienza, se non fosse stato che i miei fratelli che mi sorreggevano io mi sarei lasciato andare, non ce la facevo più. Poi ci fecero, facemmo un certo percorso, arrivammo in un salone dove c'erano delle docce e ci fecero fare una doccia, e per me fu una doccia ristoratrice, perché io mi ricordo che soltanto allora, quando feci questa doccia, mi sono ripreso un po', ho continuato. Il nostro pensiero era quello di chiedere a quelli che già erano là, dei prigionieri che già erano là, dove, come, quando avremmo rivisto i nostri cari che erano andati nell'altra fila. Ci fu detto subito
ci fummo portati davanti a un finestrone, lì questa baracca si chiama la sauna. Se voi un giorno farete un viaggio ad Auschwitz, è istruttivo, è molto istruttivo fare un viaggio ad Auschwitz. Se voi farete un viaggio a Birkenau e andrete a vedere la sauna, vedrete anche questi finestroni, e davanti a questi finestroni c'è il distrutto, ma c'è ancora le macerie di uno dei quattro crematori di Birkenau. E ci dissero, ecco, quelle fiamme, quelle scintille, ci dissero: sono loro, senza tante perifrasi, sono loro che stanno uscendo dal campo. L'emozione dell'arrivo, la violenza, questa notizia, i vostri cari non li vedrete più, tutto quanto una cosa dietro l'altra, un'emozione dietro l'altra. Io vi ripeto, soltanto attraverso quella doccia riuscì un po' a riprendermi. Non ci portarono al campo di quarantena, perché arrivavano tanti trasporti ogni giorno e non c'era più posto nel campo di quarantena, quindi ci mandarono direttamente nel campo di lavoro. Iniziò, ecco, io adesso dovrei raccontarvi Auschwitz. Raccontare Auschwitz vorrebbe dire raccontare l'orrore. Sono sincero, io non lo faccio, non lo so, è forse una questione di pudore. Se io ci penso bene, queste persone, le SS, erano esseri umani, non avevano niente di diverso da noi, ma d'altra parte lì tutto era errore. Ecco, io adesso vi racconterò la quotidianità di Auschwitz, cioè quello che succedeva tutti i giorni. Certo, c'è l'orrore anche in questo, ma non vi racconti i particolari dell'orrore. La mattina, la sveglia alle 4:30, questo era alle 4:30 del mattino, c'era la sveglia, al grido, non so se qualcuno di voi ha letto Primo Levi, Aufstehen, Aufstehen in tedesco, poi se erano polacco, stavacci, urlando. Dovevamo scendere subito dai nostri giacigli e cominciava una giornata durante la quale noi non sapevamo se saremmo arrivati a sera, e avevamo tante probabilità di non arrivare a sera. Andavamo alle latrine, non sto a dirvi cosa fossero e cosa sono, se un giorno andrete ad Auschwitz vi renderete conto di che cosa sono le latrine di Auschwitz, come sono fatte, dove centinaia di persone contemporaneamente fanno i loro bisogni, pressate dagli altri che dicevano di fare presto, dicevamo di fare presto perché il timore di arrivare tardi all'appello. Poi c'era l'appello, ci veniva data una bevanda calda, era quello che potevamo bere durante tutta la mattinata perché non ci veniva fatto rifornimento d'acqua. Io lavoravo in un comando, ma erano tutti terribili, forse di quello dove lavoravo io lo era un po' di più. Era chiamato Königsgraben, ovvero sia dovevamo costruire canali, perché Birkenau sorge in una zona paludosa. Quando c'erano precipitazioni si allagava tutto. Allora attraverso questi canali, praticamente man mano che si allontanavano dal campo, sempre via via, sempre più larghi, fino a che arrivavano al fiume, a scaricare l'acqua nel fiume. Lavoravamo nel fango, ripeto, Primo Levi lo scrive nella sua poesia Shema, ascolta, come che lavora nel fango, che muore per un sì o per un no. Queste le parole di Primo Levi. Vi ho detto, non ci veniva fatto rifornimento d'acqua. Però ci avevano insegnato, lì praticamente le generazioni si susseguivano, la vita media, pensate, che lì era di 3 mesi. A Birkenau la vita media era, ad Auschwitz in genere, in tutto il comprensorio, la vita media era di 3 mesi. Dicevo, ci avevano insegnato quelli che erano della generazione precedente, cioè praticamente arrivati prima di noi, un sistema: bastava infilare una canna nella parete che stavamo scavando,
goccia a goccia scendeva della fanghiglia, si lasciava depositare, la terra andava sul fondo della ciotola, della gamella, e bevevamo quell'acqua con la terra per non morire disidratati. Dicevo, la mattina vi stavo raccontando, ci veniva data la mattinata ci veniva data una bevanda calda, poi la squadra di lavoro doveva uscire dal campo, perché il lavoro naturalmente era fuori dal campo. Uscivamo dal campo al suono della banda che batteva il tempo. L'uscita dal campo e il rientro nel campo erano tra i momenti più difficili, perché uscendo dal campo al suono della banda che batteva il tempo con marce militari o la gran cassa, se qualcuno barcollava perché magari gli si erano rotte gli zoccoli o le scarpe, gli si erano gonfiati i piedi, che era una delle malattie più comuni, noi naturalmente quando vedevamo così cercavamo di sorreggere quelli che erano più in pericolo. Ma qualche volta capitava che questo magari cadeva, accorreva qualcuno, alzava la manica del braccio sinistro, prendeva il numero e dopo qualche ora quel prigioniero era cenere. La stessa cosa la sera al rientro al campo. Sempre al suono, batteva nel tempo il suono della banda, volevamo andare nella baracca, ma prima dovevamo assistere alle punizioni. Le punizioni di Auschwitz molto spesso non lasciavano scampo, non entro nei particolari, però trovavamo spesso delle forche erette sulla sinistra dell'entrata al campo, c'era una specie di piazzale, un piazzale che chiamavano Appellplatz, non era Appellplatz, significa piazza dell'appello, ma non era la piazza dell'appello, l'appello veniva fatto a fianco della baracca, ma era chiamata così. C'erano le forche, ci fermavano lì davanti, dovevamo assistere all'esecuzione, guai a distogliere lo sguardo. Se avessimo voltato la testa dall'altra parte ci sarebbe arrivata subito una gragnola di nerbate o di bastonate. Dovevamo guardare attentamente, scene terribili. Finita l'esecuzione o le altre punizioni, ma molto spesso le altre punizioni venivano date addirittura in baracca, e molto spesso le altre punizioni pure, sempre con il bastone, molto spesso non lasciavano scampo. Rientravamo finita l'esecuzione, dovevamo sfilare comando per comando, erano i comandi di lavoro, cioè le squadre di lavoro, davanti a queste forche il capo, e poi era capo, non so perché poi è diventato capo, probabilmente è diventato capo, era capo proprio all'italiana, poi è diventato capo probabilmente per il film di Pontecorvo, se non sbaglio, che dette il titolo capo. E comunque c'era il capo che ordinava, passando lì davanti, Mitzen ab, cioè cappello giù. Passato quel tratto ordinava Mitzen auf, cappello su. Ecco, questa è la stessa cosa del comandante di Fossoli che ha seguito il carro funebre fino all'uscita. Rispetto per chi, che lì non c'era rispetto per la vita. Però questo era. Rientravamo nella baracca, c'era l'appello della sera, se la conta non tornava come la mattina, del resto se la conta non tornava poteva durare ore. A me non è successo, ma mi hanno detto che c'è stato un appello in cui è durato 14 ore, c'era un prigioniero e bisognava stare, almeno finché c'era la presenza di un SS, bisognava stare dritti in piedi, impalati. Tra l'altro
Beh, no, dovrei entrare nei particoli dell'orrore, meglio non lo faccio. E, c'era l'appello, poi potevamo rientrare nella baracca. Rientrati nella baracca, ci veniva data la razione della sera, una fetta di pane con un pezzettino di margarina, oppure quella che chiamavano salame, era una fetta di salame, questa era la razione della sera. A fine mattinata ci veniva data una zuppa calda, quindi questo era tutto quello che potevamo, che ci veniva dato da mangiare. Poi potevamo rientrare nella nostra baracca, mangiare quel poco che ci veniva dato, ancora un po' di tempo, poi spegnevamo la luce e potevamo distenderci fino alle 4:30 della mattina successiva. Ma non sempre, perché accadeva che tornassero le SS, accendevano la luce, urlavano di scendere dai nostri giacigli nudi, completamente nudi, aprivano la porta di una baracca, della baracca aprivano la porta, loro stavano davanti alla porta, dovevamo uscire cercando di mostrare un certo vigore, c'era un'altra selezione. Arrivavano trasporti da tutta Europa e il posto per coloro che dovevano entrare doveva essere lasciato da quelli che già erano nel campo. Ne approfitto, già che sto così, di alzare la manica del braccio sinistro. Dicevo, arrivavano trasporti da tutta Europa e il posto per quelli che dovevano entrare doveva essere lasciato da quelli che erano già nel campo. Sfilavamo cercando di mostrare un vigore che ce la faceva a camminare svelto, a correre. Bastava soltanto un'occhiata, destra o sinistra, molto spesso destra e sinistra. Non c'erano scene di disperazione, erano rare. Accadevano, sì, ma quando passavano davanti al carnefice, non so, due fratelli o padre e figlio, e uno soltanto di loro veniva mandato a morire. Allora chi si disperava non era quello che andava a morire mai, era sempre quello che rimaneva in via, che poteva continuare a vivere. Magari continuare a vivere per quanto? Lì, io vi ho detto, la vita media era 3 mesi, cioè c'era chi moriva dopo 10 o 15 giorni e chi, come me, ce l'ho fatta che sono durato lì praticamente 8 mesi, quanti sono stati. Questo era Auschwitz. Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma vi ho detto che non lo faccio. Ecco, adesso, prima di arrivare a una conclusione, e spero che qualcuno di voi abbia poi qualche domanda da fare, possiamo continuare così sulle vostre domande, che certo molte cose ho tralasciato e voi probabilmente avete qualche curiosità da soddisfare. Arrivo a una conclusione e ve la leggo. Arrivato a questo punto, sinceramente sono stanco, cioè sono stanco non tanto fisicamente, ringraziando il cielo, adesso quant'è, 1:30, quant'è che siamo qui in piedi, come vedete ce la faccio a stare in piedi, ma è, diciamo, la stanchezza c'è e ne risentirò per un po' di tempo, dopo un incontro è così, purtroppo è così. Comunque Auschwitz era l'orrore, tutto era orrore, era violenza, abbrutimento. Da ogni momento era il momento per morire,
dove il prigioniero veniva sradicato dal mondo e proiettato in un mondo inimmaginabile e privato di ogni diritto, dove una fila interminabile di uomini, donne e bambini veniva avviata ogni giorno verso quegli orrendi stabilimenti dove i prigionieri venivano uccisi per gas e ridotti in fumo e cenere. Era una fila interminabile. Era una fila interminabile di uomini, donne e bambini che entravano continuamente e non ne usciva mai nessuno. Uscivano sì, uscivano attraverso il fumo dei cammini. Dove dalle ciminiere usciva fumo e fiamme, le fiamme si alzavano alte, si scontravano, ricadevano in miriadi di scintille che si spegnevano come tante stelle cadenti. Ma quelle scintille erano i nostri morti, era un popolo che bruciava. Dove tutto era finalizzato allo sterminio dei prigionieri, ma anche alla loro tortura, alla loro umiliazione, alla loro disumanizzazione. Il prigioniero non poteva avere una famiglia, non poteva avere ricordi. Anche il ricordo delle persone care che erano state assassinate si affievoliva per la necessità per sopravvivere di pensare soltanto al momento che stavamo vivendo. Ecco, questa è una cosa che io poi non sono mai riuscito a perdonarmi. Ma come ho potuto? Come ho potuto dimenticarmi di tutto e di tutti? Ma se io mi fossi soffermato a ricordare, non ce l'avrei fatta. Bisognava soltanto cercare di superare i momenti più terribili e poi dopo cercare di fare la vita più normale possibile. Cioè, nel senso di, anche lì si creavano delle amicizie molto, molto forti, e ci si raccontava, si parlava, si diceva, perché no? Anche cantare una canzone, anche, ma era indispensabile. Chi non lo faceva non ce l'avrebbe mai fatta. Raccontare addirittura anche una barzelletta, ricordare quello che si mangiava a casa, ecco, questi erano i discorsi, ma erano indispensabili. Ecco perché dico, come ho fatto io a dimenticarmi di tutto e di tutti? Ma chi si è soffermato a ricordare non durava lì, non durava. Moriva subito, io ne ho conosciuti tanti, anche degli amici cari, che in un certo momento si sono lasciati andare. E nel giro di pochi giorni, ecco, un'altra cosa che ho raccontato, un'altra in questa intervista alla Fondazione Fossoli, non ne parlo mai. Un caro, veramente caro amico, un'amicizia nata a Fossoli, avevamo la stessa età, Renzo Roccas. Eravamo sempre insieme, lì ad Auschwitz. Anche il papà era entrato nel campo. A un certo momento lui non ha più trovato il papà e si era convinto che fosse incappato in una selezione e fosse stato mandato a morire. Si è lasciato andare, è durato altre 3 settimane. E poi l'hanno portato via su un carretto insieme a tutti gli altri, come facevano la sera quando passava il carretto per raccogliere quelli da portare ai forni crematori. Questa è stata la fine di Renzo. Poi invece il papà, e questo l'ho saputo dopo, il papà era stato messo in un trasporto che andava in un altro campo, addirittura a Danzica, insieme a mio fratello, che poi non è tornato perché sono morti tutti, uno solo di quel gruppo è tornato, si chiama Nedo Fiano di Milano. E il papà Mario Roccas era andato con Nero Fiano, con mio fratello e altri amici, prima a Danzica e poi a Stoccarda, esattamente a Echterdingen, vicino a Stoccarda. C'era anche Mario Roccas, il papà di Renzo. Sono morti tutti, è tornato soltanto Nedo, e soltanto Nedo mi ha potuto raccontare
la fine di tutti quanti quelli che erano con lui. Il prigioniero, ridotto in stato di schiavitù, non poteva protestare, non aveva più il nome. L'identità era quella del numero tatuato sull'avambraccio sinistro. All'appello venivamo contati come stuc, ovvero pezzi. Non venivamo contati come uomini, come prigionieri, non esisteva niente di umano, di umanità, pezzi. Questi erano, così eravamo ridotti. Eravamo alla mercé non solo delle SS, ma anche i famigerati capò, prigionieri anche loro, per la gran parte ergastolani, che erano stati fatti uscire dalle galere per scontare la pena, non in luogo chiuso, ma in un luogo aperto e dove praticamente avevano un ruolo, cioè praticamente avevano potere di vita o di morte per, verso gli altri prigionieri. Erano feroci anche loro. Generalmente erano tutti assassini di professione. Potevano appunto disporre della vita di tutti i prigionieri. Questo era Auschwitz. Auschwitz era questo e tanto altro. La realtà di quel luogo di morte va ben oltre quello che avete ascoltato. Ritengo che nessuno di noi sopravvissuti, abbia mai raccontato tutto, tutto fino in fondo, perché certi fatti si pongono, per chi non li ha vissuti, oltre il comprensibile, e allora è meglio porsi un limite. Vi ho detto che non entro nei particolari dell'orrore, i motivi sono tanti, raccontare i particolari potrebbe creare raccapriccio, quasi certamente il conseguente rifiuto. E poi perché gli esecutori materiali dell'immane delitto erano uomini, come cerco di spiegare nelle considerazioni che seguono in chiusura del mio intervento. L'incontro di oggi avrà un significato tanto più forte quanto più riuscirà a richiamare la vostra attenzione e a sollecitare la vostra riflessione sui meccanismi che hanno reso possibili i campi di sterminio, e se riusciremo a rispondere all'interrogativo di come le aberrazioni di cui sono stato testimone e vittima si siano potute verificare in un'epoca civilizzata, con la partecipazione diretta di un numero enorme di cittadini, e non solo in Germania. Vi ho già detto che è successo pure qui in Italia. Con il consenso di gran parte della popolazione, e non solo in Germania, anche particolarmente inizialmente, anche qui da noi in Italia. Per cui lo sterminio di milioni di esseri umani era diventato soltanto un problema di organizzazione, e come tanta gente che pure sapeva sia potuta restare indifferente. Non dobbiamo mai dimenticare che quello che è accaduto si può ripresentare, perché gli esecutori del massacro erano persone del tutto normali, spesso colte e intelligenti, non erano pazzi, non appartenevano a un popolo barbaro, non erano inferociti da mortificanti condizioni di vita, appartenevano alla nazione che era stata la più civile e progredita d'Europa, che amavano le arti, la musica, la letteratura, erano persone ben educate che non avrebbero mai gettato un pezzo di carta in strada, che amorevolmente addormentavano i loro figli facendoli recitare le preghiere. Se erano persone così normali, cosa rese possibile questi eventi incredibili? Perché tanto odio? L'interrogativo non può avere risposta. Non può esistere un perché. Quello che dobbiamo chiederci allora è come è potuto accadere. Credo che la memoria della Shoah debba essere tramandata per servire il presente e il futuro. È importante che ciascuno di noi rifletta
per concludere che gli esseri umani sono tutti uguali, siamo tutti uguali e tutti abbiamo diritto al rispetto, alla dignità, alla solidarietà e alla libertà. Ecco, vedete ragazzi, la parola libertà se ne parla tanto, ma non so se avete mai approfondito il concetto di libertà. Pensate soltanto per un momento, tutti quanti avete a casa certamente un dizionario dei sinonimi e dei contrari. Qual è il contrario di libertà? Il contrario di libertà, nel migliore dei casi, è servitù, ma può essere anche schiavitù. Questi valori non sono un dono di Dio, ma sono un prodotto degli uomini e la difesa di essi è un compito che spetta a tutti, ma in particolare spetta a voi giovani che rappresentate il futuro. Soltanto con l'impegno di tutti sarà possibile proclamare la vittoria del diritto sulla sopraffazione, ovvero la vittoria della civiltà sulla barbarie. Impegnatevi ragazzi, fatelo per voi, fatelo per gli altri. Fatelo per gli altri, ma fatelo, pensate, un giorno avrete dei figli, fatelo per loro. Grazie. Le pietre di... Allora, per dire che il pericolo è sempre alla porta, nel senso che queste forme di violenza, di sopraffazione, di razzismo ci sono sempre, quindi bisogna essere sempre allerta. Vi dico quello che è successo a lui anche dopo, c'è un movimento che è partito dalla Germania che si chiamava delle pietre di inciampo, le Stolperstein, cioè praticamente nei posti dove le persone erano state prese, alcuni blocchetti di pietre, i sanpietrini, sono stati coperti con l'ottone con il nome della persona il giorno in cui è stata presa. Erano stati messi questi sanpietrini, queste Stolperstein, queste pietre d'inciampo, cioè quelle pietre che ti fanno ricordare che c'è stata una cosa terribile, pure davanti alla casa di pietra, no? Lì a Roma, dove furono presi lui e i suoi parenti. Bene, mani orrende, mani diciamo pure fasciste, razziste, quelle che volete, hanno sporcato queste pietre. Io mi ricordo con grande dolore l'intervista che gli fecero a Pietro, perché lui mostrava queste pietre che erano state infangate. Quindi il rispetto di queste memorie è sacrosanto. È solo una, non vi accorgete. Vi volevo chiedere soltanto se dopo Auschwitz lei crede ancora in Dio. Ma dovete sapere che io sono cresciuto in una famiglia credente di religiosi. Mio nonno, vi ho detto che era nato nel 1860 e è nato in quello che era il ghetto di Roma, quindi ha frequentato prima le scuole ebraiche, naturalmente, dove veniva insegnato anche l'ebraico e anche la religione, poi ha frequentato la scuola rabbinica. Non si è mai laureato, però aveva frequentato la scuola rabbinica, era un credente, era religioso, infatti per la Pasqua era lui che dirigeva il seder, cioè la cena pasquale. Spesso stava con i libri scritti in ebraico a studiarseli anche in età molto avanzata, era un credente. Io sono cresciuto in quell'atmosfera. Non c'è dubbio che ad Auschwitz in qualche momento la fede abbia vacillato, perché noi ci rivolgevamo al Signore e il Signore non rispondeva. Però non possiamo dare la colpa al Signore, la colpa è stata degli uomini. Io ripeto, seppure in qualche momento la fede può aver vacillato, però io ricordo che nei momenti di pericolo
ed erano tanti, nei momenti di pericolo io recitavo la preghiera che noi ebrei recitiamo più volte al giorno, è lo Shema Israel, ascolta Israele, è la preghiera scritta nella Bibbia, esattamente scritto nel Deuteronomio, se non sbaglio, 7:7, scritto proprio nel Pentateuco, nei 5 libri di Mosè. Io nei momenti di pericolo recitavo quella preghiera, quindi significa che non avevo mai ancora, non avevo perso completamente la fede. Significa, sarebbe stato da ipocriti se uno non credeva di rivolgersi al Signore, un non credente, che non avrebbe avuto nessun senso. Quindi io anche ad Auschwitz la fede non l'avevo persa completamente. Poi, vedete, si dice dopo una catastrofe, qual è stata la mia e qual è stata quella del mio popolo, infatti la parola Shoah, che è una parola ebraica, significa proprio catastrofe. Si dice generalmente, ma la vita poi riprende, la vita continua. Beh, io posso dirvi una cosa, non è vero, non è così. La vita finisce, poi ne comincia un'altra, come è stato per me. Un'altra vita nella quale ho avuto tante gioie e tanti dolori, come tutti. Ho avuto una vita piena di affetti, e quindi ho avuto tante gioie, tanti dolori, perché poi particolarmente andando avanti con l'età uno si lascia dietro tanta gente, amici, parenti, e quindi anche dolori. Però, ripeto, gioie e dolori come tutti, ma noi abbiamo qualche cosa di più, abbiamo un fardello che ci portiamo sempre dietro, non sempre lo sentiamo, ma qualche volta il peso di quel fardello diventa insopportabile. Vedete, non c'è dubbio che oggi, rievocando quegli eventi, qui davanti a voi l'avete visto, ho avuto dei cedimenti alla commozione. Mi dispiace, non vorrei, ma è più forte di me e non posso farci niente, quindi praticamente è quel peso che ritorna. Però c'è sempre un contrario, una gratificazione. Ecco, vedete ragazzi, a parte all'inizio qualche momento, scusatemi se io ho richiamato la vostra attenzione in quel momento, direi che c'è un ritorno positivo. Il ritorno positivo qual è? È vedere i vostri volti, è vedere in qualche caso la vostra commozione. Sapere che quello che io volevo, cioè trasmettere la mia memoria, qualche cosa è passato. E allora questo mi compensa largamente della fatica che faccio, di quel peso di cui parlavo. Se sei in qualche modo orgoglioso di portare questo segno, e poi se ti è rimasto una forma di attaccamento al territorio di Auschwitz. Direi orgoglioso no, per essere orgoglioso dovrei aver fatto qualche cosa, non ho fatto assolutamente niente, ho seguito gli eventi così come si sono presentati e non ho niente da essere orgoglioso, però posso dire anche che non ho niente da rimproverarmi. Se io riesco a mantenere una certa serenità, vedete, lì ad Auschwitz il furto era quasi normale, cioè rubare il pane o peggio ancora rubare le scarpe era soltanto un segno di così per sopravvivere e basta. Va bene, io non l'ho mai fatto.
non ho mai rubato il pane a nessuno, non ho mai rubato le scarpe a nessuno. Allora la mia coscienza è tranquilla, cioè io praticamente non ho preso il posto di nessuno. Se sono qui oggi a parlare a voi è stato soltanto per il caso, ha voluto così, non parlo di destino, perché parlare di destino vorrebbe significare che qualcuno ha voluto dirigere questa cosa, no, è stato soltanto il caso, e ve lo dice un credente, non ho fatto niente nel bene e nel male, e quindi ho la coscienza tranquilla. Aveva chiesto, e tu spesso vai ad Auschwitz, no? Ci vai spesso a Birkenau. Lui diceva, c'è anche in te, nel sottofondo, una forma di attaccamento al territorio di Auschwitz? Non lo so questa domanda, di attaccamento, Attaccamento, no. No, io vado ad Auschwitz, ci vado spesso, la gran parte delle volte vado ad Auschwitz per accompagnare gruppi di giovani e per, ripeto, qual è, vi ho già detto, lo scopo della mia vita, ormai da vent'anni a questa parte, è quello di trasmettere la mia memoria ai giovani, con la speranza che rimanga dentro voi giovani, qualche cosa di quello che ho detto. E trasmettere la memoria significa praticamente che quello che voi sapete oggi, avete appreso oggi, un giorno, magari nel lontano futuro, lo racconterete magari ai vostri figli o ai vostri nipoti. Attenzione, quello che è successo, quello che è accaduto, e io ho cercato di spiegarvi che è avvenuto tra persone assolutamente normali, si può ripetere. Non si ripeterà qui da noi, non si ripeterà contro gli ebrei. Attenzione, qua dove ci sono sempre delle minoranze a rischio, dovunque esiste una minoranza, questa minoranza è sempre a rischio. Perché? Perché in qualsiasi società, in qualsiasi tipo di società, quando ci sono delle cose che non vanno bene, le colpe vengono solitamente addossate verso la minoranza, che in quanto tale non ha la possibilità di difendersi. Ecco, ragioniamo su questo. Facciamo sempre un esame di coscienza, guardiamo sempre dentro di noi e tra noi. Io penso che questa sia la cosa più importante. Cioè, cerchiamo di non andare alla ricerca mai, mai di un capro espiatorio. È successo, è colpa di questo o di questi? No. Guardiamo sempre in noi e dentro di noi. Credo che l'esame di coscienza sia la cosa più importante. Allora, c'è un altro ragazzo, Piero, che ha chiesto, a proposito dei film sulla Shoah, se li riesci a vedere e cosa ne pensi. Io volevo dire una cosa. Lui ha detto che da 20 anni tu stai facendo questa missione di testimone. Io, che sono più grande di voi, vi dico che praticamente negli anni, credo 70, cominciarono a venire fuori i documenti, i filmati, cioè anche la nostra generazione più grande, per molti anni della Shoah non si è proprio parlato, nel senso che sapevamo, avevamo studiato la storia, però i documenti, le immagini, che sono qualcosa di sconvolgente, queste famose immagini del museo di Auschwitz in cui si vedono i capelli, gli occhiali, le cose dei bambini, noi le abbiamo viste molto tempo dopo. A un certo punto della storia probabilmente loro hanno cominciato a parlare perché c'è stato chi ha negato la Shoah. Ancora oggi ci sono persone, casomai con tanto di cappello, con accademici, persone importanti, che si permettono di dire che questa cosa non è esistita. Quindi io dico la mia, i film sulla Shoah sono importantissimi da vedere perché ci fanno capire quello che è stato. Non so lui cosa ne pensa, quali film ha visto, eccetera. Parla tu dei film sulla Shoah. Quali film hai visto sulla Shoah? Ma credo di averli visti tutti. Dal primo che è uscito, pessimo, che era esattamente intitolato Olocausto. Ah, quello è stato il primo film che presentarono in televisione. Poi ne sono stati fatti tanti,
tanti molto, molto belli e significativi. Tra l'altro, direi uno in particolare, a parte diciamo quello di Benigni, La vita è bella, diciamo che è un po' una favola. Schindler's List, tutto sommato quello che raccontano in Schindler's List già è un film basato sulla verità, perché sono fatti realmente accaduti. E quindi ce n'è uno in particolare che io ricordo sempre, un film di Ettore Scola, ed è Concorrenza sleale. Allora, questo film, Concorrenza sleale, parla soltanto marginalmente della Shoah, parla però di tutto il prima. Concorrenza sleale è praticamente le leggi razziali. È stato il primo film in Italia, questo di Ettore Scola, che ha parlato delle persecuzioni del fascismo italiano nei confronti dei concittadini ebrei italiani. È un film bellissimo, è un film molto bello sul quale ci sarebbe tanto da riflettere. Cioè, anche lì uno dovrebbe pensare, vedendo quel film, ma come è stato possibile? Questo invece Ettore Scola l'ha mostrato magistralmente. Poi c'è stato un film fondamentale, direi, è un film che dura 12 ore, quello di Lanzmann, Shoah di Lanzmann. Beh, io credo che quello sia determinante, perché è un film dove ci sono 12 ore di sole testimonianze. Quindi praticamente oggi io non ci sono, naturalmente in quel film non ci sono, però ci sono tante altre testimonianze che vi diranno queste ed altre cose. E questo è un film, direi un film fondamentale. Sono state fatte delle opere, questo film Shoah è veramente qualche cosa, ripeto, dura 12 ore. Voi pensate che in Francia questo film di 12 ore è stato proiettato in una sola volta, e alla fine del film c'erano ancora 3 milioni di spettatori che stavano davanti alla televisione a vedere questo film. Vabbè, quindi è chiaro che i documenti bisogna vederli, anzi questo potrebbe essere un suggerimento per le scuole, per vedere questo tipo, per fare una programmazione con questo tipo di filmati, perché è chiaro che i ragazzi certamente potranno approfittare di questa cosa per capire ancora di più quello che è successo. Io la cosa che mi commuove sempre quando parla Piero, lo dico perché lo conosco da 4 anni, è che lui non riesce, come tanti, non vuole ricordare quello che è stato l'orrore del quotidiano della vita ad Auschwitz-Birkenau. Noi che ci siamo stati, in fondo abbiamo visto un museo, non è che abbiamo visto le scene che lui ha vissuto, però già andare lì e vedere quello che è rimasto, vedere i capannoni, vedere le latrine, vedere i residui delle macerie, la cosa più atroce che ho visto ultimamente, perché sono andata in primavera, c'era l'ingresso delle docce lì a Birkenau, alla fine si vedeva proprio il corridoio delle docce che era ormai completamente scoperchiato, e poi c'erano queste macerie dei crematori, perché voi lo sapete che i tedeschi verso la fine della guerra cominciarono a bombardare per togliere le prove di quello che era successo. E un'altra cosa che mi ha commosso moltissimo a Birkenau era il reparto dei bambini, dove stavano questi bambini. E pensare che dei bambini piccoli, casomai scaldi, mezzo nudi, camminassero in quella fanghiglia, in quello schifo, completamente abbandonati dalle loro... Alla fine i bambini... Io ho fatto un lavoro... Vi dico questo perché io ho fatto un lavoro con i miei alunni su un bambino napoletano che è morto ad Amburgo ed è stato oggetto degli esperimenti medici di Mengele. Non è stato proprio Mengele, è stato un altro medico che ha usato questo bambino con altri 19, 10 maschietti e 10 femminucce,
e li hanno portati ad Amburgo in una scuola. Pensate che la scuola, che dovrebbe essere il posto in cui la vita fiorisce, in cui voi imparate delle cose, in cui state allegri, contenti, eccetera, eccetera, in questa scuola di Amburgo sono stati fatti esperimenti medici su questi 10 maschietti e 10 femminucce, che poi sono stati uccisi il 22-21 aprile del 45, proprio per togliere le prove. E vi consiglio di leggerlo, questo libro, si chiama Meglio non sapere, di Titti Marrone, ed è un libro che riguarda la storia di questo bambino che si chiamava Sergio De Simone, che è morto ad Amburgo in seguito agli strazi subiti, eccetera, eccetera. Allora, quando uno va là, veramente è un viaggio da fare, andare ad Auschwitz, perché è vero che sono cose molto tristi da vedere, però è molto bello essere consapevoli, proprio nell'idea che diceva Piero, che queste cose poi non debbano succedere mai più. Non è facile, ma ce la dobbiamo fare. Volevo soltanto dirvi questo: se vi capiterà l'occasione di andare ad Auschwitz, non abbiate paura. Sono sicuro che andando lì ad Auschwitz vi renderete conto di tante cose, ma proprio per questo ne uscirete enormemente arricchiti. E quindi, se vi capiterà l'occasione, andate, ci ripeto. Uno può avere, dopo quello che avete ascoltato oggi, potrebbe avere qualche timore. No, non abbiate questi timori, andate pure, andate tranquilli, sono sicuro, ripeto, che ne uscirete diversi, ne uscirete cresciuti, e questo è importante anche per voi. Grazie.